Ciao a tutti, bentornati su In Viaggio col Tubo e benvenuti a Grosio con un nuovo episodio della Bartellina in bicicletta. Sì, noi in questo momento non siamo in bicicletta perché giriamo un po' la città, quindi a piedi, ma in realtà siamo arrivati qui da Grosotto dopo aver fatto la Via dei Castelli, più o meno la Via dei Castelli, con qualche modifica. Questa città è fantastica, un centro storico bellissimo. Ma noi ora abbiamo appuntamento alla Chiesa di San Giorgio, che ovviamente dal nome si capisce già che è una bellissima chiesa, perché vogliamo farvi vedere come vivevano le persone all'epoca, ma non solo, soprattutto come si vestivano per diverse occasioni. Sono Carlo Toini e mi occupo periodicamente di raccontare le vicende, l'impegno del gruppo folcloristico La Tradizione, un gruppo importantissimo. Da quasi 100 anni il gruppo si occupa di conservare e promuovere le tradizioni di Grosio, in particolare il modo di portare il costume tipico di Grosio, un costume del tutto particolare, ha origini intorno al 1600, ha influenze dovute all'emigrazione a Venezia e ha portato così le influenze anche orientali che i collegamenti di Venezia hanno comportato. Il costume della mezza festa si usa nelle domeniche tradizionali per la partecipazione alle cerimonie religiose consuete. Invece il costume della festa si accompagna a momenti come per esempio la partecipazione a un matrimonio di un'amica o di alcuni parenti. Per quanto riguarda il costume da sposa, abbiamo un abito ricchissimo, caratterizzato da un grembiule bianco ricamato e oltre il grembiule un copricapo in piume di struzzo, una collana di granate e degli orecchini d'oro che venivano realizzati in questa forma solo qui a Grosio. L'abito dello sposo invece si riconosceva per la fascia detta veneziana. E poi abbiamo anche i momenti tristi in cui una famiglia o una comunità si esprime e così abbiamo i costumi da lutto e in particolare per il fazzoletto che veniva messo sul capo delle signore si esprimeva il senso del lutto che veniva espresso dal costume. Ovviamente non c'erano solo occasioni speciali, ma anche la vita di tutti i giorni, fatta di costumi semplici e colorati che si adattavano alle diverse necessità. Ai tradizionali chupet, le zoccole di legno che vengono portate quotidianamente nel costume grosino si univano i trauc, che erano dei ripari per proteggersi dal freddo o proteggersi dall'ultima neve che si trovava sui pascoli. Salutiamo il gruppo La Tradizione e li ringraziamo per aver condiviso con noi questo aspetto particolare della cultura di Grosio. E riprendiamo le biciclette. Per tornare un po' indietro sul sentiero e molto indietro nel tempo, perché infatti prima di arrivare a Grosio c'è il Parco delle Incisioni Rupestri. Si può dire che questo sito archeologico sia diviso in 3 parti e noi cominciamo dalla Rupe Magna, lunga 84 metri, perché è qui che il professor Pace ha scoperto nel 1966 delle incisioni rupestri, databili tra la fine del Neolitico e l'età del ferro, tra i 3.000 e i 6.000 anni fa per intenderci. Eccoci in cima, dobbiamo toglierci le scarpe perché giustamente bisogna conservare il più possibile. Ma si può salire, camminare letteralmente sulla storia. Fantastico. Cotta? Sì. Diciamo, la cosa più difficile non è vedere ma rimanere sulla roccia senza scottarsi. Sì, al di là dell'emozione di camminare qui sopra è anche un po' doloroso fisicamente. Ad oggi sono state mappate più di 5.000 incisioni. Molte raffigurano persone, alcune di esse armate in atto di lotta o forse in danze rituali. Ma ci sono anche presunti simboli di fertilità come i rastrelli e qualche animale come un cinghiale e una capra. Sulla roccia sono incisi anche simboli più misteriosi, come ad esempio le spirali, oppure le semplicissime da realizzare e difficilissime da spiegare coppelle. La visita alle incisioni è possibile solo con un tour guidato che parte 3 volte al giorno, trovate più info in descrizione. Per quanto riguarda le altre 2 cose da vedere in questo sito archeologico, l'ingresso è libero. Sto parlando dei castelli, sì, castelli, perché qui ce ne sono ben 2. Troviamo il castello di San Faustino risalente all'anno 1000 e il castello nuovo del 1300. Questi 2 castelli, come tutti gli altri della Valtellina, sono semidistrutti perché nel 1520 i Grigioni conquistarono questo territorio e con un editto dichiararono che tutte le fortificazioni dovessero essere distrutte. Quindi, se vedete qualcosa di ancora abitabile o coperto, significa che è stato ricostruito successivamente, come è successo alla fine dell'Ottocento col campanile della chiesa di San Faustino. Ed eccoci qui ragazzi, da Grosio è tutto, grazie per aver guardato il video, ci vediamo al prossimo. No, non è vero, domani mattina riprendiamo il sentiero Valtellina per
per andare fino a Bormio, che dovrebbe essere il tratto più difficile in salita, ma viste tutte le deviazioni che abbiamo fatto e vista anche la bici elettrica che assolutamente non è barare, speriamo sia qualcosa di molto simile a una passeggiata. Sarà semplicissimo. Ragazzi, buongiorno, stiamo ufficialmente lasciando Grosio, questa è l'uscita ufficiale della città per tornare sul sentiero Valtellina. Qui c'è uno stop, rispettiamolo. Ok, e andiamo. Ed eccoci di nuovo sul sentiero Valtellina, direzione Bormio, circa 24 km, tutti per noi. Bene, sì, ci siamo ragazzi. Allora, chiacchieriamo. Ci avevano detto che dopo Sondalo il sentiero Valtellina terminava la pista ciclabile e si congiungeva alla strada normale. Siamo ora in questo punto. Dal chilometro 96 comincia un tratto di strada lungo 11 km dove sarete insieme alle macchine. Quindi più attenzione e andiamo. Dunque, siamo arrivati in questo punto dove la valle sembra un po' più artificiale e in effetti lo è. Perché? Perché hanno dovuto rimettere in sicurezza tutta la zona, visto che nel 1987 la montagna dietro di noi è franata con qualcosa come 40 milioni di metri cubi di terra e una potenza tale da risalire anche quest'altro versante della montagna. Quindi noi effettivamente adesso siamo sulla terra di quell'altra montagna. Ma chi è da questa parte? Beh, sì. Ha fatto un sacco di danni, per fortuna la maggior parte dei paesi erano stati evacuati, non tutti purtroppo. Non tutti purtroppo, perché non avevano calcolato un'onda d'urto così potente e purtroppo c'è stato anche qualche morto. Ciò nonostante, ora piano piano le cose si stanno riprendendo, stanno ricostruendo in modo che sia tutto più agibile, ovviamente oggi lo è, sì. Chiaramente, anche perché è passato un po' di tempo. Sì, e nulla, proseguiamo, noi adesso siamo saliti su questa specie di strada che risale ma... non sappiamo se continua poi giù, perché tutti i ciclisti comunque vediamo che passano dalla strada, quindi... noi adesso riscendiamo e riproseguiamo sulla strada finché non riprende il sentiero Valtellina. Non dovrebbe mancare molto perché siamo quasi a Val di Sotto, giusto? Perfetto, andiamo! Andiamo! Attento! E torniamo sulla ciclabile! Ebbene sì! Ce lo stavamo perdendo, è il cartello più nascosto che abbiamo mai visto. 7, che fai? Ok. Chilometri. 7 chilometri a Bormio, ci vediamo su. Avete visto i bambini con la mountain bike che poi aveva... mica come noi. Mica come noi con la bicicletta assistita, questi vanno su con le gambe. Siamo vecchi. È così. Andiamo. È questo Bormio? No, questo non è Bormio. Ma vedo un cartello... eccolo lì, è tutto vero. Guarda che bella vista, dai. Ragazzi, ci siamo. Guarda, fai così, inquadra da di là verso di qua. Che è più bello. Bello, certo. Sì. Ok, sì, siamo praticamente al palazzetto dello sport di Bormio, questo è l'arrivo, ok. Eccolo, Marti. Yeah, il nostro viaggio però non è finito, perché se il tempo si riprende visitiamo Bormio. Sì, e poi ragazzi, meritato relax. Ah, ovviamente 50.000 like per l'impresa epica che abbiamo fatto, subito. Ed è tornato il sole più o meno. Sì, in realtà è tornato ma non presto quanto ci aspettavamo, infatti oggi non è ieri. Cioè oggi non è ieri. Cosa? What? Allora, siamo già stati alle terme, al cielo e tutto, ma montiamo comunque Bormio in questo punto del video perché è così che l'avevamo programmato ed è così che deve fatto. Essere. La cosa non vi interessa minimamente, quindi procediamo, andiamo a Bormio, parliamo Bormio. Di Bormio. Qui
Qui in piazza Cavour si trovano tre dei più importanti monumenti di Bormio: la Torre delle Ore o Baiona, dal nome della gigantesca campana che un tempo vi era collocata. Sotto la torre si trova il querce del XIV secolo, che è il luogo dove un tempo avvenivano le adunanze e si amministrava la giustizia. Infine c'è la collegiata, che ha origini antichissime, fondata intorno all'824, ma che è stata ricostruita completamente nel 600. E arriviamo alla nostra chiesa preferita di Bormio, quella di Santo Spirito, e dice: ma tra tutte le chiese che ci sono, proprio quella vuota, senza altare, senza niente? Sì. È una chiesa del 1300, gli affreschi sono del 1400, ma la cosa più interessante è avvenuta più recentemente, perché a un certo punto hanno smesso di fare qui la messa e una famiglia ha ben deciso di farci casa propria. Quindi recentemente è stata riacquisita dal comune di Bormio e restaurata, ristrutturata. Nell'abside c'era la cucina, quindi... Fantastico. Questi avevano i santi come paraschizzi. E attraversando questo ponticciolo si raggiunge l'unico reparto al di là del fiume, il reparto Combo, che ci sembra particolarmente carino. Reparto significa quartiere. Giusto. In ultimo siamo saliti sulla chiesa di Oga per vedere un po' la città dall'alto. E adesso si va a cena, cioè la cena di ieri. Noi ci siamo stati ieri, ma voi la vedete adesso. E per cena abbiamo scelto il ristorante Al Filò. Cin cin. Adesso vai al tuo posto così mangiamo. Sì sì, è già arrivato l'antipasto. Allora, io ho preso, entrambi abbiamo preso da dividere, il croccante di parmigiano con trota marinata, soffice vaccino fresco all'erba cipollina e clementine caramellate. Tagliatelle di grano arso con carbonara valtellinese, polvere di bresaola e pestata. Buonissimo. La pasta ha la stessa consistenza di pizzoccheri. Buonissimo la bresaola tagliata dentro così, col formaggio, buonissimo. Io ho preso la crème brûlée alle cime di broccoli, casera, che è un formaggio tipico, e salsicciette arrostite. Ad ogni modo, dopo il dolce, ci vediamo direttamente in hotel. Alloggiamo all'hotel Bagni Vecchi per essere pronti il mattino presto ad entrare alle terme. Questi bagni sono piuttosto antichi, le prime strutture risalgono sino ai tempi dei Romani e sono stati usati poi nei secoli come rifugio dei viandanti che attraversavano il passo dello Stelvio e in seguito come stazione curativa per diversi malanni. Abbinata a questa struttura ci sono i Bagni Nuovi, una stazione termale più lussuosa, costruita nell'Ottocento per ospiti illustri. L'ingresso vi dà diritto d'accesso ad entrambe le strutture, collegate da navette, in modo che possiate godervi appieno un po' di relax tra benessere, storia e natura. Questa vasca è molto interessante perché qui un tempo ci lavavano gli animali, quindi prima di tosare le pecore venivano a lavarle qui con queste acque termali. Quindi adesso ti tosiamo. Quindi adesso mi tosi. E mentre ci rilassiamo facciamo il punto del viaggio, mentre anche saremo così perché abbiamo il sole in faccia. Sì, infatti è abbastanza forte la luce, ma meglio la luce della pioggia. Sì. A proposito di pioggia, come chi ci segue sui social saprà, abbiamo un po' barato in realtà a fare questo viaggio perché è stato diviso in due, l'abbiamo dovuto interrompere una volta arrivati a Sondrio a causa maltempo. Sì. E siamo tornati qui dopo due settimane. Esatto. Però, per finire. Però fateci sapere se siamo stati bravi a mascherare il tutto e a farlo sembrare come un unico viaggio. Sì. Un'altra cosa su cui abbiamo barato è il fatto che le valigie in realtà ce le siamo fatte portare negli alberghi. Esatto. Avevamo una valigia con dentro i vestiti perché nei nostri zaini avevamo l'attrezzatura fotografica, ma se voi avete meno di 20 kg di attrezzatura potete farcela lo stesso. Assolutamente, sì sì sì, è una cosa fattibile. E anche se non volete fare le deviazioni che abbiamo fatto noi sulla costiera dei Czech, piuttosto che appunto tutte le varie cose in salita, potete evitare di farle, non siete obbligati. Il sentiero Valtellina è davvero semplice, nel sì. senso che non è in piano, però non è neanche è così tanto in piano. Salita. Appunto ci sono solo un paio di salite un pochino più impegnative da Grosio a Bormio. Mm-hmm. E per quelle vi consigliamo la bicicletta elettrica, ma
e ve la consigliamo appunto, anche se dovete fare tutte le deviazioni che abbiamo fatto noi, ma altrimenti va bene anche la bici normale. Sì. Noi siamo soddisfatti del nostro viaggio in bicicletta, del nostro primo viaggio in bicicletta, anche se per alcuni di voi, quelli abituati a viaggiare in bicicletta, non sarà un granché. Sì, 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 sembrerà una cosa, una settimana per fare 120 km, ma io li faccio in un giorno solo. E no, avete ragione, però appunto però... noi... abbiamo voluto goderci bene tutto, sì, fare le riprese che ci vuole tempo, e soprattutto io devo dire che mi è piaciuto molto il fatto che abbiamo avuto l'occasione anche di, andando piano, perché comunque in bicicletta vai piano, osservare tutte le piccole cose, gli uccellini, le mucche, i paesaggi, insomma è stata un'esperienza un po' più immersa, immersiva. Sì. Nel paesaggio della Valtellina, poi ecco, sei all'aperto, quindi senti tutti gli odori, i suoni, sì, cose sì, che sì, non sì, sentiresti sì, in macchina. Esatto, quindi approvata la sì, bicicletta, ragazzi. Qui in Valtellina è molto importante la stagione della raccolta dell'uva, quindi l'autunno eccetera. A noi piacerebbe fare un qualcosa anche in quella stagione, quindi teniamo dita incrociate e speriamo di riuscire a portarvi qualcos'altro. Sì. Se vi piace l'idea, fateci sapere. Nel frattempo ringraziamo Turismo Valtellina, sì, per il supporto e per aver reso possibile tutto questo progetto. Grazie mille, ragazzi, e diciamo che ci vediamo al prossimo video e al prossimo viaggio. Ciao. E mo ci rilassiamo. Merda. Non far cadere il cavalletto, ti prego. Va bene. Ah sì, perché voi non lo vedete, ma c'è il cavalletto in acqua qui. Aspetta che faccio vedere con la GoPro. Giusto per farvi capire, questa è la situazione in cui stiamo girando la chiusura del video. E voilà. Questa cosa non fatela voi che venite, noi abbiamo chiesto i permessi eccetera, quindi... Sì, probabilmente non vi fanno neanche portare dentro il cavalletto. No, infatti. Con le macchine fotografiche. No, 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 non si può. Nulla. Vabbè, ciao veramente. Saluti, ciao, ciao a tutti ciao, e due. Ciao, ciao, ciao.